Wefongati mi sono Amino e ben ritrovati nell'in giro per Minecraft. O forse dovrei dire: ciao, sono Mino Borghese e oggi andremo a visitare due nuovi mondi degli iscritti. Daremo un voto alla location, ai materiali utilizzati, all'originalità e il vostro voto a casa che dovete scrivere nei commenti, che potrebbe confermare o ribaltare il risultato. Detto questo, funghetti, oggi arriviamo a 190,9 like. Boom! Così! Diamo sotto con like, andiamo sotto con le condivisioni e iniziamo a guardare i mondi. Iniziamo con il mondo di FireSimoX95, che ci ha mandato un po' di settimane fa, ma noi siamo pronti, freschi per guardarlo. Iniziamo nel suo magazzino. Magazzino tenuto molto bene, ragazzi. Ho queste cose precise, mi piacciono un casino. Cambiamoli un po' di cose perché è giusto. C'è anche tanta roba, vuol dire che è scavato. Vuol dire, ragazzi, che non ha iniziato da poco. Non è iniziato da poco perché, cioè, fare tutta questa cosa, scavare tutto questo e avere... Vediamo un po' cosa c'ha... Vuol dire che anche è anche andato a battere il drago, è andato già nel void, bellissimo. E è messo benissimo, bravo, bellissimo. Mi piace un casino questa sistemazione. L'unica cosa, io ti consiglio di cambiare un pochino il design del magazzino. Il design del magazzino... Cambialo un pochino, perché tutto legno così è un po' monotono. Cioè, mettici qualcosa tipo un po' di vetro ciano, un po' un fiumiciattolo, un po' di ramoscelli, visto che ora c'è anche il bambù, le piantine. Ragazzi, fra pochino farò un video della Minecraft Designer sui lampadari e su come decorare una casa interna. Cioè, verrà una cosa... Aspettatevelo, lo sto preparando, Bellissimo, lo sto preparando, Comunque, per il resto, ragazzi, non c'è niente di male, è bello. Vediamo un po' cosa fa questo. Non fa niente. Oh! Sapevo, cioè, c'era qualcosa. Cos'è? Ah, ok, è la fornace quella automatica. Wow! Ganzo Fire! Vai, ragazzi, avanti, Fire avanti. Il problema è perché metti qua... Perché c'è qui la cesta del carbone? Cioè, mettila più avanti, perché sennò laggiù devi arrivarci tipo così. È troppo lontana. Boh. Vabbè, comunque bello. Qui credo che appunto ha iniziato da poco. Rimandami il mondo quando questo è finito, voglio vedere come l'hai fatto. Mi raccomando, fallo discretamente, Andiamo su, vediamo un po'. Qui... Ah, attenzione. Qui c'è qualcosa che non va. Qui c'è... Non... Ma c'è un pulsante da qualche parte? Cosa mi sto perdendo di là? Voglio passare, andiamo! Vabbè, andiamo a vedere dall'altra parte, giù! Wow! Bello questo! Questo è molto ganzo anche dietro, così, figo! Guarda, andiamo a vedere subito nel Nether cosa hai fatto! Andiamo a vedere... Mi aspetto una Nether Hub... Forse mi aspetto un po' piccolina... Però piena di... No! Non ho fatto ancora Nether Hub. Volevo vedere su dov'è che va. Ok, siamo arrivati qui. Vediamo un po' dove ci porta. Avrò fatto una farm. Una farm forse così lontana di... Boh. Di guardiani. Vediamo cosa succede. Oppure forse l'ha trovata solo e deve ancora costruirla. Non lo so. Siamo però nel mare. Siamo nel mare. Forse è solamente la farm di... No, mi sa che vuole costruire, ragazzi, un villaggio. Questo ha trovato il bioma del ghiaccio e vuole solo costruire un villaggio. Ragazzi, vi ricordo che se volete velocizzare il mio lavoro, e ve ne sarei grato, scrivetemi quando mi mandate il mondo cosa devo andare a trovare. Cioè, tipo, vorrei che visitassi questo e quest'altro, e fatemelo sapere, perché se no è un casino. Oh, ok, ha trovato questo, benissimo, torniamo indietro, almeno
che non abbia fatto qualcosa nel Void, nell'End, non mi ha scritto niente, quindi non credo. Il bello è che c'era un'altra ferrovia. Andiamo a vedere l'altra ferrovia dove porta. Vediamo, vediamo. Dai, una farm di guardiani. Iron Golem. Butto lì. Vediamo un po' cosa c'è. Cos'è questa? Una casa sull'albero? Ok, ha fatto una casa sull'albero. Forse qui è dove ha iniziato? Non lo so. Non capisco. Qui cosa sarebbe? È quella di Iron Golem? No. Però dentro qua ci dovrebbe essere qualcosa, eh? Dove si va qua sotto? Non capisco. Ma non c'è nemmeno scritto, quindi boh. Non lo so, però se è una farm, ti consiglio di decorarla tutta. Ovviamente, ragazzi, le decorazioni sono sempre importanti, facciamole. Ok, quindi, viste queste due cose, io niente, aspetto che tu mi rimandi il mondo più avanti. Con tutte queste cose migliorate, ovviamente anche una Nether Hub. E andiamo a vedere la casa. Cosa manca nella casa? Cosa manca? Cosa manca da visitare anche di qua? Ovviamente, oh, qui ti faccio così, me lo aspettavo. Bello, bello, mi piace. Bello, mi piace. Qua hai, ok, fatto lo spazio per tutti i libri. Anche qua un po' di decorazioni un po' diverse, ragazzi, un po' magiche. Io le farei, eh. Io le farei. So che è difficile, ma ci si può fare tanto in Minecraft, sapete, è limitato, ragazzi. Minecraft ti dà idee illimitate. Beh, ciao! Qua sinceramente mi verrebbe da fare così. Zoom. Forse si è dimenticato un pulsante, ragazzi, da mettere di là. Non lo so, perché qui c'è. O forse non funziona. Boh. Ah, attenzione, farm di Iron Golem. E dove? Facciamo così. Andiamo a vedere sopra. Qui polli. Farm di polli. Bellino il camino così. Non mi piacciono tanto i magma block lassù. Però ci sta. Anche qua solo abete. No, te lo sconsiglio. Mettici qualcos'altro. Sinceramente in questo momento. Oh, qui si esce. Sinceramente in questo momento non mi viene in mente di cosa consigliarti. Però so già che, visto che hai fatto tantissime cose, avrei già un'idea a te. E qua si esce. Qui c'è la farm di patate, ganzo, che la divise così. Mi piace, grano. Ok, perfetto. Hai diviso qua. E ovviamente, fu ah, ok, fuori pensavo ci fosse più roba. Invece hai pensato, diciamo, alla casa. Ok, nel primo momento hai pensato alla casa. Hai pensato alla farm di Iron Golem. E qua ha una bellissima. Oddio, c'è cioè un pesce che sta nuotando in cima alla tua fontana. B bello, bello, io lo lascerei così. Anche se qui la fontana c'è un pezzo che viene in su, non so per quale motivo. Però, ok, hai fatto una fontana. Non mi piacciono tanto le fontane fatte così, ma questo sono perché sono io così, non mi piace perché l'ho vista da tutte le parti, ragazzi, cose già fatte non mi piacciono a me. Tendo sempre a fare le cose nuove. E questo credo sia il mondo di FireSimo X. Diamo i voti. Location, sinceramente è molto molto bella, perché si è capitato in una. Non mi ricordo mai come si chiama. Ok, no, savana normale. Non è quella con, diciamo, le montagne un pochino più alte. No, forse sono ancora più alte, quella che intendo io, non mi ricordo come si chiama. Però si è capitato in zona della savana dove ci sono delle montagne che si possono collegare con dei ponti. Quindi, come sempre, ragazzi, cioè, avete dei biomi stupendi, valorizzateli, valorizzateli, non fate cose a terra come non so, una fontana normale, pensate in grande, pensate in grande. Quindi io la location che ancora non l'hai fatta, io gli darei 2. Gli darei 2 perché ancora ci sono cose un po' staccate. Quindi sono, diciamo, non so, come se non fossero appunto di un solito mondo. Le copie incollate da altre cose. Quindi no, fatte le tue e unisci tutto. Quindi
Location 2, materiali utilizzati, abbiamo visto sotto dell'abete, poi altri qua, anche qua io darei 2, cerca di fare molto molto di più, e anche se, anche aspetta, dov'era qua, dov'era, no. No, l'unica cosa è la lab del, dov'è, del Nether, dov'è il lab del Nether? Eccola, questa. Questa è l'unica che potrebbe starci, però appunto essendo l'unica e tutte le altre cose... Ma... No, dai, diamo 3. Materiali utilizzati 3, dai. Dai, per la fiducia. Mi raccomando, questa è bellissima, fai anche tutte le altre cose a tema, mi raccomando. E invece per l'originalità anche qua, ma lì queste cose si vedono tutte le parti, l'unica cosa originale che c'hai è Ganza che ha fatto questa cosa qua tutta divisa, ma non è nemmeno tanto decorata, quindi originalità devo darti 1, perché ancora non ho visto niente di tanto tanto originale rispetto alle altre cose. Quindi 2, 3, 5, 1, 6. Un po' sotto la sufficienza, devi migliorare. Quindi mi raccomando, voglio rivedere tutto il mondo fra un po', eh? Quindi passiamo alla mappa numero 2. Ok, questo è uno spawn di Ami Spawn Sick Madma. Sick Madma mi manda questo spawn e clicca qui per maggiori info. Ciao Mino, prima di continuare a visitare lo spawn, leggi il file presente nell'archivio WinRAR mandato. Avviso, dopo aver letto puoi proseguire e visitare lo spawn che creato per Emiscraft. Il mio server in fase di manutenzione. Ok, andiamo a leggere. Ciao Mino Borghese, ciao. La mappa presente nell'archivio WinRAR è uno spawn realizzato per il mio server in fase di apertura. Emiscraft. Non so se l'ho letto bene, Emiscraft. Lo spawn di questo server è stato realizzato in 5 giorni lavorativi da una sola persona. Buono. Dai una votazione al mio mondo e presento ai tuoi iscritti, se credi sia opportuno. Ovviamente. Ah già, Mino, volevo chiederti se potevi sponsorizzare il mio server, solo se hai voglia e se pensi che sia opportuno. Già facendo questo video te lo sto sponsorizzando, in qualche modo ti sto dando dei suggerimenti su come migliorarlo. Quindi andiamo a vedere e poi se vuoi che ci faccia un video ci sentiamo in privato. Tranquillo, tranquillo, no problem. Quindi andiamo. Qui c'è dietro questo. Clicca qui per andare allo spawn. Ok. E beh, gli alberi un pochino spogli, cioè se volevi fare degli alberi tipo secchi così, blocchi interi non servono, cioè mettici anche, come si chiamano, aspetta, non so come si chiamano, cioè i cetrioli di mare, gli stick ovvero le fence, cioè la staccionata, queste cose qua, i vasetti di argilla, per e ovviamente per farli diventare un po' più minimal, perché se sono secchi, gli alberi secchi sono secchi appunto, per definizione, quindi usa quello. Oh, oddio, questo qui da noia, bellissimo, cioè, fantastico, credo che tu abbia usato il vetro. Ok, ho usato il vetro, però io qua avrei utilizzato il mio effetto blur, ovvero l'effetto che uso io per la, come posso dire, effetto nebbia colorata. Io ti consiglio di guardarlo nei video che ho fatto della Baia delle Meraviglie e della Redcraft, così capisci cosa intendo. Comunque, per ora qua nessun problema, anche se qui com'è che si scende... Qui non si scende. Qui sotto cosa c'è? Forse cambiando la modalità, forse cambiando la versione mi sono corrotti dei blocchi, perché non credo che l'abbia fatti così, boh, non lo so. Comunque qua ci sono delle... Ok, ci sono delle grotte fatte da alcuni builder, benissimo. Per ora nessun cosa nuova, cioè tranquillo, va bene, ci sta tantissimo. E qua c'è tutto il mondo, le torri mi piacciono un casino, le torri mi piacciono un casino, molto belle, bravi. E anche qua, anche queste belle, queste qua, vedi, è un modo nuovo che io vedo di fare il tetto, cioè questo tetto non l'avevo ancora visto con questo spunzone qua, quindi
originale andrà nel voto dell'originalità, lo farà alzare, quindi bravi, bravi, bravi. E qua le piante così, anche se ora nella 1.14.2, ovvero nella 1.14 in generale, ci sono vari altri modi per fare le piante e, ragazzi, vi ripeto, li farò a breve sulla Minecraft Design. Qui, ovvero, Ganzisu, questo è come... anche piccolo! Pazzesco, ok, questo qua è pazzesco, questo è Ganzissimo. Bravissimi che l'avete messo. Super, mega, iper figo. E, ok, qui un villaggio normale, case non pari, cioè non speculari, non quadrate, quindi difficili da fare. E siete stati bravi perché avete improvvisato, di sicuro. Quindi anche i tetti molto molto belli. Mi piacciono un casino. Questo non... Questo come sporgenza l'avrei fatta tipo qua non tagliata, qua tutta dritta, però ci sta anche così, perché se vi piace a voi, ragazzi, va benissimo. Qui l'albero un pochino meglio, anche se qua le foglie le avrei fatte un pochino più sopra, perché così è difficile fare gli alberi in Minecraft, è molto difficile, però qua gli alberi bisogna un po' migliorare, ti consiglio questo, migliorate con gli alberi, perché gli alberi danno la loro importanza, cioè hanno una bella importanza sul server, la location appunto che uno vede, quindi attenzione agli alberi, eh. Qui il ponte mi piace un casino perché è ondulato, ci sta, e qua si arriva alla zona del grano, bene, ok. Devo vedere qualche altra cosa, andiamo a vedere, dentro no. No, non c'è niente. Qui, ragazzi, riempite tutti gli spazi, non lasciate niente, niente in sospeso per gli spawn, perché sennò è un casino. Cioè, qui è proprio brutto da vedere, cioè, tutto verde così, no. Cioè, anche qua, vedete, ci sono degli spazi verdi. Riempite tutto, terraformate anche come avete fatto qua per la stradina, fate anche qua per qualcos'altro, metteteci cose, metteteci robe, se volete anche uguali così, perché se vi piacciono appunto cose che avete già fatto, rifatele senz'altro, perché... Dovete riempire, cioè gli spawn devono essere tutti decorati al 100% senza lasciare niente al caso. Quindi io detto questo, qui vabbè, avete fatto copia e incolla, ma ci sta perché se una cosa è bella l'avete ripetuta. E niente, detto questo, diamo i voti. Allora, location io do, perché non è completa, do 3. Do 3 perché ci sta, ragazzi. 3, dovete arrivare a 5, forza. Andiamo così con le costruzioni perché alcune sono molto belle. Materiali utilizzati, vi do 4 perché alcune cose sono pazzesche. 4 materiali utilizzati e invece originalità per alcune cose, anche questa do 4. Quindi 4 e 4, 8. Location, ho detto 3, 11. Quindi 11 su 15 è un buon voto. Quindi funghetti, prendete spunto. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi do appuntamento ad un prossimo video della In Giro per Minecraft e vi ricordo che se volete mandarmi le vostre mappe, trovate tutto sotto in descrizione, cioè la prima riga di descrizione trovate questo. E vi ricordo che ogni giorno sono in live su Twitch e il link di Twitch lo trovate sotto. Cosa faccio su Twitch? Faccio Redcraft, ma faccio anche tanti giochi come Crash Team Racing. Faccio Dauntless, faccio Brawlhalla, faccio Counter-Strike e molti, molti, molti giochi da tavolo che, ragazzi, non so chi è che li porta, ma i giochi da tavolo mi piacciono un casino e mi diverto un bordello a giocarli con voi. Detto questo, funghetti, da me è tutto, lì nello studio. Ciao! Boom!